Cosa fai, Toponina? Impasti. Impasti, Toponina. Ciao. Ciao, Toponina. Benvenuti e bentornati sul nostro canale. Allora, ragazze, oggi è stata una giornata molto noiosa. Noiosa. Perché stamattina abbiamo fatto il solito coso dei conti di inizio mese, quindi abbiamo tirato giù tutte le spese fisse che abbiamo, che non vediamo l'ora che sia più o meno come si dice, luglio, perché iniziamo a pagare meno cose. Sapete che abbiamo comunque delle rate da pagare per il Dyson, eccetera, che abbiamo finito a luglio, cioè a luglio finiamo, speriamo, non vediamo l'ora. Quindi abbiamo buttato giù un po' di cose così per capire cosa dobbiamo pagare ancora e tutto quanto. Quindi è stato abbastanza noioso. A me annoiano sti cose qua dove bisogna fare tutti sti non calcoli, però vedere i soldi che se ne vanno. Infatti sono sempre più dell'idea che devo trovare un modo, come vi ho già detto altre volte, di semplificare la vita, perché non ce la posso fare, sono sincera. Volevo prendere di nuovo il mio armadio e fare un cambio, nel senso vedere realmente che pantaloni metto, perché sapete che io ogni tot di tempo vado a buttare la roba che non metto. Quindi man mano che mi accorgo che ci sono cose che magari non metto perché non mi sento magari a mio agio nel metterlo o non mi piace più, preferisco darla via. Allora volevo poi farlo un attimino e tenere anche lì, come dicevo già le altre volte, meno possibile. Adesso sono qui che stavo guardando giusto un video di quelli coreani, queste cose qua che mi piacciono un sacco. E poi vado a prepararmi, perché devo andare al lavoro, quindi mi preparo e poi parto, così almeno mi faccio tranquillamente le mie cose e niente. Vediamo un attimino anche che cosa faremo dopo il lavoro, cosa fare da mangiare, perché poi anche quello ogni tanto scusate, mi perdo anche sul coso che devo fare cena, pranzo, non so più cosa inventarmi a volte. Quindi vedrò che cosa fare questa sera. Per fortuna le giornate si sono un po' allungate, quindi ti viene anche più voglia magari di stare lì a fare qualcosa e non salire subito nel letto a guardarti la tele. E niente ragazzi, qui c'è la Milula. Ciao Milula! Topolina di mamma, ciao, ciao. E niente, quindi ora mi vado a preparare, che sono le 4 meno un quarto, e poi vado a lavoro. Chi che voglia andare a lavoro? Io no, ma bisogna lavorare. Nel senso che non è uno di quei lavori che mi piace fare, perciò quando non si ha voglia di fare i lavori, chi ci voglia andare? Però si fa lo stesso per vivere. Sarebbe bello fare un lavoro che ti piace e basta. Allora ragazze, mi sono preparata un pochettino, non so se rifarmi la coda. Mi sono messa una magliettina perché fa caldo, anche se mi sa che è trasparente qui. Devo vedere se tenere questo o cambiarlo. A parte che non è che c'è gente, perché sono da sola. Magari mi metto il reggiseno più scuro e non questo qua bianco. Non so. Comunque ragazzi, mi manca andare a fare esercizio fisico. Adesso spero che mettano a posto, finiscono di mettere a posto la palestra del mio suocero, così vado, perché ne sento proprio il bisogno. Mamma mia. Vabbè ragazzi, vado a vedere se ho qualcosa da mettere un po' più coprente qua. Ok,
Cambio fatto. È un po' larga sta magliettina, però pazienza. Adesso c'è questa, mi tengo questa, poi dovrò andare a comprare delle magliette perché mi sono accorta che non ne ho, ragazzi. Non ne ho. E niente. Adesso finisco di prepararmi e poi vado. Magari faccio l'altra leccia, non lo so. Vediamo. Allora, ragazzi, scusate, stavo facendo il gambero. Asso, non fare questo rumore. Quindi, siamo arrivati a ora di cena e c'è sempre lo stesso dilemma. Cosa mangiamo? Allora, non so esattamente... No, stavo sentendo di non usare il microfono delle cuffie, aspettate. Ok, non sappiamo cosa mangiare perché anche medicina della signora che è arrivata solo stasera, perché stiamo cercando di finire quello che abbiamo e non comprare niente. Ieri abbiamo comprato quella roba là e adesso niente. Allora, io ho fatto questo, ma non voleva i spaghetti di riso. Ma non abbiamo le verdure solite, quindi ho pensato, magari posso fare spaghetti di riso con tonno e qualcosa, qualche verdura, guardando un po' cosa abbiamo in frigo. E se non è una cosa che conosce, fargliela mangiare è un vero casino. Il frigo è mezzo vuoto, perché comunque è mezzo vuoto. Stavo pensando, qua ci sono i cavalletti di Bruxelles. Potremmo anche usare il condimento dei cavalletti di Bruxelles. Via, via! Un uovo. No. E vedere se ho del pollo. Ma se facciamo spaghetti di riso con Bruxelles? Aspettate. Allora, ragazze, proviamo a fare gli spaghetti di riso con i cavoletti di Bruxelles e il tonno. Non so cosa ne verrà fuori perché non c'è una ricetta. Le uniche ricette che ci sono col pollo e queste cose qua. Proviamo. E vediamo se è buono o... Vediamo un pochettino, tanto non farò tutti i cavalletti di Bruxelles, metto proprio giusto quelli che servono per la ricetta, che saranno... Mettata, vabbè. Ne mettiamo 2, 4, 6, 7, 8. Li tagliamo in quartini. Un po' di brodo. Non lo so, ragazzi. Work in progress. Pian piano che cucino vi dico, perché in realtà non ho tanti idee. Sperando che poi mangi lo mangi. Allora. Vai, vai. Io lo chiudo, se no non si sente niente. Allora. Iniziamo con tagliare questi cavoletti in quattro, visto che non è a posto. Forse anche di più, perché ci servono per condimento. Allora, facciamo così, va. Speriamo che sia buono. Tanto i cavalletti ci mettono poco a cuocere, perché facciamo con il brodo. Vediamo cosa succede.
Ma magari è buono. Quando bisogna inventarsi le Pazzo! cose. Cos'è? Ci sono i due campioni, no? Hanno sbagliato sia loro che gli altri la prima, e adesso loro devono scegliere il secondo quadro. Sai che hanno tre possibilità. La seconda possibilità lei fa: non ce l'ho, non ce l'ho. Prima che scadesse il tempo, lui la guarda bene e fa: cognomi. Giusto! L'ultimo secondo, ma proprio l'ultimo secondo. Ragazze, mettiamo un po' di olio, loro usano sempre l'olio così, quindi vado a mettere questo qua. Allora ragazze, vado a fare un po' di Filadelfia col tonno, tanto il tonno non lo vuole perché c'ha paura che faccia schifo. E allora, mentre aspettiamo che quello cuoce, ci mangiamo magari un po' di pane con la Filadelfia tonno. Vai pure, fila. Via, 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 via. Bacchette o bacchette? Abbrustoliamo noi il pane. Allora ragazzi, inizio a mettere i nostri cosi perché sennò poi si attaccano tutti e non vanno bene. Vediamo un po'. Aggiungo un uovo. Thank you.
mangiate a qualche tempo della dottrina Mitterrand, ci sono. La massa sventilata dai proletari armati del comunismo nel 1979, incontrarono una legge nella casa della memoria senza doni che percorrono la storia di contenuti spezzati. Non c'è giusto perché queste persone non l'hanno pagato, non l'ho detto. Avrei preferito continuare a vivere con mio fratello. Adesso la viene proprio fatto occhio. Fa frio, fa frio, fa frio, fa frio. Via. Frio. Hai lasciato aperto, fa un freddo, vuoi? Chiudi? Ho già chiuso. Hai chiuso?
Allora, sono qua a montare di nuovo il video, mi sono tolta una cuffia, se no non sento niente, mi sembra di parlare come se fossi sott'acqua. In un acquario. Mamma mia. Perché c'è il noise cancelling. Capito tutto. Allora, siamo arrivati alla fine di questo video, vi ho lasciato anche tanti suoni di quello che c'era, che ci circondava. Perché non devo toglierlo, mi darò un po' fastidio. Perché secondo me è un po' carino, no? Mentre io canticchio, lui che parla, la tele di sottofondo. Vi ho lasciato quindi un pochettino di rumorino. Spero che vi sia piaciuto il video. La ricettina è stata proprio fatta così, cercando di ricordarmi come si faceva, come si fa quella normale. Però inventando, sì, un pochettino, perché comunque quando non si ha tanto in casa, perché magari si è alla fine di... del mese, magari si vuole fare un po' fuori di roba, eccetera, si va un po' di inventiva su quello che si conosce e quello che non si sa. Però spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se provate a rifare questa ricettina con i cavoletti di Bruxelles. Quindi se mi piacciono, perché non a tutti piacciono. Lo so, i cavoletti di Bruxelles non piacciono a tante persone. A noi piacciono un sacco. A noi piacciono, quindi sì. Facciamo senza problemi. Scusate, ma ho visto i gatti. Io quando guardo, vedo i gatti un po' impazzisco. Dai, stanno facendo la ninna. Sì, ma ne manca una. Dopo ninna... Lo dice a me? Prova a sentire se mi ago. E niente, quindi... Niente, quello ve l'ho detto, che spero che vi sia piaciuta la ricettina. E volevo dirvi anche... Scusate, ma sono... stanchissima. Volevo anche dirvi... che vi ho lasciato nella community un post dove vi chiedo delle domande. Se vi fa piacere andate dove c'è il post e lasciateci. Ma dove? Su YouTube? Su YouTube. Anche su Instagram in realtà, quindi io qua su Instagram. Lasciateci delle domandine a cui vorreste che ne rispondiamo, così rispondiamo anche a quelle domande, facciamo un video un po' diverso. Soprattutto voi nuovi. Soprattutto anche voi nuovi. Fateci sapere se volete sapere qualcosa della casa, della malattia di Manuel, dei lavori, quello che volete, noi rispondiamo. E niente, quindi io vi mando un grosso bacione, ci vediamo domani con la live, che io ho messo alle 11, ma vediamo ancora un attimino, non so se lasciarla alle 11 del mattino. Ma farla fuori se non c'è vento? Possiamo farla fuori se non c'è vento. E fa caldo. Ma smetti di ficcarmi il dito nel naso virtualmente. E vediamo un attimino, sarebbe carino. Devo farlo per forza. Fatemi sapere se ci siete al mattino o se no vediamo, perché il problema più grande è pomeriggio, che poi devo andare a lavorare, quindi sono un po' in ansia per magari non riuscire a finire la live, eccetera. Che stupidata. Vabbè.
Comunque fatemelo sapere. Poi piuttosto, se proprio la lascio alle 11, magari ne facciamo una sabato o domenica, allora solita, verso la sera, verso le 6. E va bene così. Mi sono autocensurato. E va bene così. Va bene, questo vlog sta diventando un vlog pazzerello. Io vi saluto, vi mando un grosso bacione e ci vediamo domani con la live. Ciao ciao!